Onorevole, il 10 ottobre si celebra la giornata mondiale contro la pena di morte. Come si presenta l'Italia a questo significativo appuntamento? Sì, noi abbiamo colto l'occasione appunto della celebrazione, ma soprattutto in vista della discussione che si aprirà all'Assemblea delle Nazioni Unite su una nuova risoluzione che propone di estendere la moratoria dopo quelle del 2007 e del 2008 che avevamo approvato in Parlamento all'unanimità e che avevano visto l'impegno di tutti i governi che si sono succeduti in questi 16 anni. Ecco, in vista di queste due scadenze il Parlamento, su iniziativa del Partito Democratico, che ha proposto una mozione, ha approvato appunto una risoluzione. Che cosa diciamo? Diciamo che in questi anni la pena capitale è andata sulla strada dell'abolizione progressiva, sono sempre meno i paesi che utilizzano questo strumento. Sappiamo però che sono molti i paesi, specialmente quelli autoritari, che non forniscono i dati. Quindi noi cosa vogliamo fare? In occasione della discussione all'ONU cercheremo intanto di impegnare il governo e i governi ad intervenire nei confronti dell'Iran, uno di questi paesi, per sospendere l'esecuzione di Sakineh, ma anche per sospendere le esecuzioni che sono normalmente inflitte anche ai minori. E abbiamo impegnato il governo anche ad estendere la platea dei sostenitori della risoluzione pro moratoria e di inserire ulteriori specificazioni, ad esempio l'abolizione del segreto di Stato, cioè intervenire su tutte quelle strozzature che oggi rendono difficile monitorare che cosa succede, quindi fare un ulteriore passo avanti.